a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, durante la passeggiata con Ariel e Kim, una chiacchierata sui cani, e volevo così parlare un po' con voi della scelta del sesso del cane, cioè adottare un maschio o una femmina. Io ho avuto un maschio di boxer e adesso sto scegliendo sempre femmine. Da qualche anno sia Ariel che Kim sono femmine. Ci sono dei pro e dei contro in entrambi i casi, dipende anche un po' dai propri gusti. Il maschio tipicamente è un po' più dominante, dipende poi dalla razza, però tende un po' più a segnare il territorio e ad avere, diciamo, qualche problema di conflitto in più con gli altri maschi, mentre le femmine sono un po' più mansuete normalmente. Comunque, ecco, il maschio, se sente un odore della femmina in calore, non dà attenzione al conduttore perché è completamente rapito dalle femmine, mentre la femmina questo problema non ce l'ha. È chiaro che il maschio di pro ha sicuramente una prestanza fisica maggiore, quindi soprattutto per i cani da lavoro in cui la forza fisica è importante, avere un cane da guardia che pesa 10-15 kg in più sicuramente può fare la differenza nel caso di attacco di un malintenzionato, o comunque anche l'aspetto fisico ha una rilevanza diversa rispetto alla femmina. Ci sono alcune razze in cui il dimorfismo sessuale è più accentuato, come per esempio i molossoidi, o normalmente i cani di grande taglia, normalmente un po' più differenziato. I cani di piccola taglia o di media taglia non sempre si nota la differenza. Per esempio, abbiamo in associazione un maschio di Golden che è molto molto simile sia in peso che in altezza a Kim, quindi dipende un po'. Io preferisco le femmine perché normalmente quando vado in passeggiata e incontro un altro cane ci sono meno problemi di approccio. I maschi tendono sempre a essere un po' più conflittuali, anche se poi è una questione di educazione e di abitudine. Tipicamente il maschio è un po' più territoriale e va un po' più in conflitto con gli altri maschi. Però ovviamente ci sono delle eccezioni, perché io, nonostante ho scelto una femmina, Ariel è molto simile a un maschio, nel senso che è molto territoriale, segna il territorio, ogni 10 metri si ferma a fare un goccino di pipì come se fosse un maschio, con la zampetta alzata. Non alzata a livello del maschio, ma comunque non tocca, non si accovaccia, non tocca tutte e due le zampe per terra quando fa pipì. Adesso Ariel è saltata sulla groppa di Kim perché ha sentito il suo nome. Quindi eccoci, può capitare di adottare una femmina che però ha tante caratteristiche del maschio, aspetti molto simili a un maschio. Perché? Perché è una femmina dominante e territoriale, mentre normalmente le femmine sono un po' più mansuete, cioè non vanno in conflitto con altre femmine così facilmente come Ariel o come dei maschi, e tendono a fare, per esempio, a marcare il territorio molto meno, cioè fanno la pipì al bisogno, ne fanno una o due durante la passeggiata, ma non si fermano ad ogni angolo della strada a segnare come un maschio e come Ariel. Ecco, per esempio il maschio, soprattutto se si tiene in un appartamento o in casa, se sente l'odore di altri maschi che magari nel palazzo passano davanti alla porta per uscire a fare la passeggiata, potrebbe segnare
fare pipì dentro casa per segnare il territorio. Per esempio, la mia esperienza con il boxer. Il boxer maschio, sì, segnava il territorio, ma era molto meno territoriale rispetto ad Ariel. Usciva sempre nel suo territorio, c'erano altri maschi, ma si era creato un po' un equilibrio per cui non andava sempre in conflitto e doveva dimostrare la sua dominanza. Era un maschio sicuro di sé, tranquillo, molto equilibrato. Ci sono dei pro e dei contro. Ecco, perché scegliere un maschio? Ho fatto l'esempio del cane da guardia, ma anche nei cani da salvataggio la forza fisica e la potenza ovviamente fanno tanto, quindi un maschio riesce a trasportare per esempio più persone contemporaneamente, o comunque piccole imbarcazioni, sicuramente ha più forza di una femmina. Quindi per alcuni aspetti il maschio è preferibile. Diciamo che come cane da famiglia, soprattutto se dei bambini devono portare a spasso il cane, io consiglierei di non dare il maschio a dei bambini piccoli da portare a spasso, sia che sia un cane di taglia grande che di taglia piccola, perché può incontrare un altro maschio e comunque andare in conflitto non è di semplice gestione poi la zuffa. Mentre su una femmina, non che le femmine non si attacchino mai, questo no, però diciamo che ci sono meno probabilità che nell'incontro di due femmine per strada si azzuffino in modo per la dominanza territoriale. Normalmente ci sono più mansuete anche tra di loro, sia nei confronti del conduttore e della famiglia, sia nei confronti degli altri cani. Per esempio nel gioco, almeno nella mia esperienza, le femmine sono un po' più delicate, mentre il maschio normalmente è un po' più irruento, quindi ama più il gioco fisico, la lotta, il gioco fisico, mentre la femmina è un po' più calma. Però ovviamente ogni cane poi ha il suo carattere, la sua indole, ha delle sue specificità e quindi è un discorso molto generico quello che si può fare. Poi ogni persona ha la sua indole, come tra le persone umane. Chiaro che un boxer, un Rottweiler, un Doberman, un cane che ha una prestanza fisica particolare, la bellezza del maschio, secondo il mio parere, è differente da quella della femmina, che è un po' più minuta, la testolina è un po' più piccola. E ecco, se dovessi riprendere un Golden Retriever, non ci penserei due volte a prendere una femmina, che è un cane eccezionale, mansueto, senza, almeno nella mia esperienza, senza aggressività nei confronti degli altri cani, ma anche Labrador, per esempio. Anche se i Labrador maschi sono più possenti e più forti, però comunque la femmina ha un approccio anche nei confronti del proprietario diverso, di attenzione e di collaborazione sull'addestramento, sugli esercizi. Il maschio è più facile che si distragga per un odore di un maschio che è passato e ha fatto pipì. O una femmina in calore, oppure entra un altro cane nel suo territorio, è un po' più complicato avere la sua attenzione, secondo me. Poi il mio boxer era bravo, faceva gli esercizi di obbedienza, però era un maschio, non lo potevo sciogliere così. Se c'erano altri cani nel suo territorio, dovevo stare un po' attento su quali cani andava d'accordo, quali cani no, mentre magari la femmina è un po' più semplice da gestire in questo senso. Una volta, mi ricordo quando ho preso il boxer, il maschio aveva un valore economico maggiore, cioè costava di più il maschio della femmina. Oggi più o meno si sono equiparati, se non la femmina costa un po' più del maschio, perché
è vero che magari si deve sterilizzare, ha degli altri problemi poi così di gestione del calore, però il rapporto, la sensibilità che c'è una femmina nei confronti del conduttore, della famiglia, dei bambini, secondo me è insuperabile. Ovviamente queste sono tutte mie opinioni, qualcuno avrà delle idee diverse. E mi piacerebbe sapere la vostra esperienza e cosa avete scelto e perché. Ecco, io non mi vergogno a dirlo, ma per me è femmina tutta la vita. I prossimi cani saranno delle femmine sicuramente, perché l'esperienza, nonostante Ariel sia dominante e sia territoriale, so che è l'eccezione, perché ho visto tante femmine nel campo di addestramento, tante femmine in agility. Ho tanti esempi di altri cani e so che la mia Ariel è un cane particolare. Quindi per me la scelta è femmina. Ciao a tutti, commentate e alla prossima.